Iniziamo, io sono Flavio Mangioni del Comitato Tecnico Scientifico della Casa dell'Architettura. Volevo iniziare facendo un appunto. Questa serata, questa iniziativa nasce grazie all'impegno di Daniela Guardi e Corrado Lanti, che sono due colleghi che un giorno mi hanno incontrato qui in occasione di altre conferenze e mi hanno chiesto se è possibile fare un incontro, un dibattito di architettura. E sempre sono venuti in modo così un po' timido, cauto, come se fosse difficile occupare questo spazio e utilizzare questo spazio. In realtà è esattamente il contrario, noi siamo a vostra disposizione, questa è la casa dell'architettura, quindi invitiamo i presenti, tutti gli architetti, a organizzare questa. In questo caso abbiamo anche l'occasione di poter acquisire dei crediti, insomma, la situazione fanno sempre comodo e quindi volevo ricordarvi che chiunque di voi volesse organizzare un dibattito, parlare dei propri progetti, anche esporre, creare un dibattito, questo spazio è a completa disposizione, sempre nei limiti delle difficoltà di questo spazio. No? Abbiamo adesso il presidente dell'Acquario, Luca Mira, insieme al direttore Marco Carlo, che stanno lavorando molto bene per cercare di capire come sia sostenibile questo spazio, perché poi è uno spazio particolarmente costoso. Voi sapete che nasce dall'intesa tra il gruppo degli architetti e il Comune di Roma per fare la casa dell'architettura. Ora, per sostenere dopo, noi oltre all'attività culturale dobbiamo fare anche le attività meno nobili, che sono magari convention e matrimoni, che ci servono poi per sostenere questi spazi. Però abbiamo anche disponibilità, cioè, un terzo dell'anno, forse più, per attività culturali e dibattito sull'architettura. Come dicevo, questo nasce da questa iniziativa e prende spunto, anzi prende fondamento da un testo che nel 2012 Roma, terzo millennio, che raccoglie 32 opere realizzate. Diciamo ad ampio raggio perché abbiamo che giovani, che in qualche modo insieme ad altri più conosciuti, già in qualche modo hanno avuto possibilità di farsi conoscere con diverse opere realizzate sia a Roma che all'estero. In questo caso abbiamo diversi architetti, appunto degli studi giovani, che hanno fatto delle architetture di qualità. È chiaro che poi sulla qualità di questi 32 progetti, la responsabilità e soprattutto degli autori. Abbiamo François Pic, Paolo Delgallo, Pietro De Simone. Di massima la selezione è una selezione intelligente che in qualche modo dà la possibilità di avere un quadro interessante di quello che è stato realizzato da Roma. Qui oggi abbiamo ospiti sei studi progettisti che sono, fanno parte di questa raccolta e in qualche modo un po' il segno di questo incontro viene dato dal titolo di questo dibattito, che racconti l'architettura, l'originalità del progetto e la riuscita dell'opera. In questo titolo c'è anche un po' di tensione, polemica verso le istituzioni che dovrebbero essere qui oggi con la signora assessore ai lavori pubblici. È chiaro che speriamo che l'incontro tra i progettisti e le istituzioni riesca a dare degli spunti e un interesse che proprio ci ha raggiunto in questo istante. Possa essere di stimolo, in qualche modo, di auspicio per un miglioramento della nostra professione e per le occasioni che devono esserci per noi architetti. L'originale progetto dell'opera è chiaro che nasconde anche un altro aspetto interessante, perché intanto l'originalità del progetto, cioè la capacità creativa, lo spirito creativo del progettista, fino ad arrivare alla realizzazione dell'opera, ci sono tutta una serie di difficoltà di vario ordine. E tra queste anche forse quello che accade dopo, mi raccomando.
alcuni casi, forse diciamo più in alcune opere possono essere la concentrazione di piazze, di opere pubbliche, come le piazze. Il problema della manutenzione della salvaguardia dopo l'opera sia stata realizzata è molto importante. In questo caso le istituzioni hanno forse un ruolo più importante di quanto non lo siano o abbiano durante la realizzazione dell'opera stessa. Io lascio la parola subito a Simona Maggiorelli, giornalista, che introdurrà i lavori di oggi, per lasciare subito spazio al dibattito, che spero sia interessante soprattutto per la qualità dei progettisti che interverranno. Chiuderà il dibattito Tonietti, un docente dell'Università di Firenze, del Dipartimento di Architettura, che ci aiuterà a tirare i soldi di un incontro che spero sia all'altezza delle nostre aspettative. Vi ringrazio e buona serata. Grazie Claudio per l'introduzione e grazie, visto che è già arrivato in sala l'assessore, quindi già partiamo molto bene, grazie. Allora, poche parole proprio perché appunto gli interlocutori stasera sono di altissimo livello e lasciare il più possibile spazio a loro. Parto con un accenno alla cronaca. Giri per Roma, con una nausea per quanto sta accadendo, con l'idea di vivere in una città intrisa dal malaffare e dalla collusione tra politica e criminalità. Ti guardi attorno e vedi la città stanca, colpita dalla crisi e dalla difficoltà di uscire da un borgo fatto di speculazione e corruzione. Però non ti arrendi, perché gli ideali e l'esigenza di pensare a un futuro migliore dove la comunità civile riesce a prevalere sugli interessi delinquenziali sono più forti, perché vuoi vivere in una città diversa, con valori di solidarietà e di giustizia che nulla hanno a che vedere con le notizie che leggiamo in questi giorni. Ecco, queste sono parole, ho usato le parole di Andrea Ferraretto, l'assessore che forse conoscerà, è ambientalista, attento alle questioni urbane. Le ho ricordate perché mi sembra che interpretino bene un sentire comune, anche perché poi la reazione mi hanno fatto pensare, ecco, di fronte a tutto questo, allora che facciamo? Allora, si potrebbe cominciare a fare un giro per Roma, per esempio, cioè cercando un percorso, una mappa ideale che tocchi alcuni punti emblematici della città, dove è possibile vedere concretizzata la possibilità di un cambiamento già reale. Ed è proprio questo che idealmente vorremmo fare questa sera, presentando sia progetti di architettura che qualità a Roma, usando come bussola strumenti preziosi, come a partire, come diceva prima Flavio, questo splendido volume di Paola Del Gallo, François Blick, Pietro De Simoni e Vito Rovelli. Qui abbiamo l'editore, come passerò prestissimo la parola. Un volume che con grande forza evocativa sa raccontare questi cambiamenti, anche per immagini, sa evocare un'altra città possibile, non me la vedo. Molto differente, qui ancora l'amico Ferraretto che parla, dalle terrazze frammentate dai vetri annoiati della grande bellezza, lontana di luce, dallo squallo che terminale mondo di tangenti le faccia vedere noleggiato. Quindi quello che vorremmo fare oggi è invitare il pubblico, non solo quello molto del professionista che poi popola la sala, ma anche insomma, il pubblico più ampio, andare alla scoperta e alla riscoperta di progetti di architettura di qualità che silenziosamente si oppongono al degrado, che a poco stanno ridisegnando il volto di interi quartieri anonimi e senza più identità, che ricreano storiche biblioteche e spazi dove poter fare ricerca, che rammentano artisticamente monumenti storici, come per esempio appunto i mercati Traianei, che hanno dato qualità a piazze e a luoghi pubblici, con la forza creativa di immagini nuove, come la fontana di Piazzaroli ideata da Massimo Cagioli. Dalla rendizione della Biblioteca Lateranense e della Biblioteca Tiziana alla Scuola di Aranova, dai mercati Traianei, appunto Piazzaroli, Piazza dei Cavalieri, la Città del Sole, quello che cerchiamo di comporre questa sera è una visione di Roma capace di rispondere non solo ai bisogni essenziali, ma anche alle esigenze di bellezza, di qualità della vita degli abitanti di Roma nel mondo.
bellezza di una città storica, al passato millenario come Roma, ovviamente, che bello lontano. Ma questa è anche una città in cui l'antico può essere contemporaneo, restituita alla sua piena leggibilità e capace di assumere nuovi significati attraverso interventi di moderna architettura che non solo non annullano le tracce del passato, ma anzi la valorizzano. Nei secoli Roma ha saputo declinare la parola accoglienza, riuscendo a sussumere tante culture diverse. Le tensioni che percorrono quartieri come Tor Sapienza dicono che oggi è più che mai necessario rinnovare e migliorare questa tradizione, quell'antica tradizione. In questo l'architettura di qualità gioca senz'altro un ruolo importante. Anche per questo, prima di passare la parola ai relatori, vorrei ringraziare sicuramente Paola Del Gallo, Corrado Lanni, Daniela Guardi, per aver ideato questa serata, una grandissima passione, lavorandoci veramente per 6 mesi, e suggerendoci anche una riflessione alta, questo è il punto, una riflessione alta perché è scientifica, perché è artistica e insieme civile, stimolandoci a riflettere e a proporre progetti di architettura, grazie, intesa sì come saper fare, ma anche come pensiero, come fantasia, come capacità di creare immagini nuove in rapporto con il contesto. I 6 progetti che presentiamo ci parlano della possibilità appunto di rigenerare ambienti urbani e di ridisegnare il volto dei quartieri, ma anche di recuperare l'antico in un senso che non sia solo conservazione. Proprio perché l'architettura ha a che fare specificamente con l'umano, può migliorare la qualità della vita e quindi da qui, da questa sfida che è anche civile, vorremmo partire e per primo vorrei sentire se ha qualcosa sicuramente da dirci e mi piacerebbe sentire l'editore, Alberto Sebene, che per la OIP potrebbe dirci come è nato questo magnifico. Grazie di avermi invitato e di avermi fatto conoscere questo posto molto bello. Da qui sono passato di fianco centinaia di volte senza mai entrarci. Allora, perché l'editore di Milano, nato a Milano nel 1870, che è un editore che è familiare, diciamo che è la stessa famiglia che ha possiede la casa editrice ormai da 5 generazioni fa un libro su Roma, un po' perché i legami con Roma ci sono sempre stati. Io qui ho avuto una libreria che è quella che è l'attuale libreria Colonna, su Trinelli, per una trentina d'anni, tra gli anni 30 e gli anni 60, ha pubblicato una serie di libri su Roma dalla fine dell'Ottocento fino ai tempi recenti, ha pubblicato tutti i libri importanti della grande scuola di ingegneria romana, Nervi, Cestelli, quindi, eccetera. Però era qualche anno che non facevamo un libro dedicato a Roma. Questo libro in realtà ha già 2 anni di vita e risfogliando, mi pare, si parlava di cronaca, di avere in mano un libro di storia. Un libro che racconta una storia naturalmente molto recente, ma che mi sembra al tempo stesso anche abbastanza lontana. Cioè quello che è successo, diciamo, a partire dal giubileo del 2000 al 2012, per l'appunto. Ed è uno sforzo notevole, riuscito o non riuscito, non sta a me dirlo, ma insomma comunque puntiforme, che ha toccato diverse aree, diversi quartieri, rioni della città, municipi chiamate, credo qui a Roma, e fa abbastanza impressione, anche perché l'identità della città in qualche modo è un'identità ineludibile, un'identità che non si può toccare, nel senso che anche tra 500 anni, quando ci sarà una mappa del mondo da rappresentare a Roma, sarà sempre il Colosseo, o San Pietro, o qualcos'altro, certamente non gli edifici che sono stati costruiti negli ultimi 15 anni. Però il fatto stesso che siano stati costruiti hanno comunque portato
12 anni, 15 anni. E allora appunto non credo sia un difetto che questo sia un libro di storia, un libro che noi rifacciamo, un libro tecnico, un libro che ha delle informazioni molto puntuali sul progetto, che ha delle fotografie molto belle di Rosario Patti, che non è stato ricordato. Ma soprattutto diventa un registro di un momento storico della città che è finito. Io spero, sono molto breve qui in termini, che a questo libro arriva la fortuna che è accaduta questo nostro libro che si chiama Milano Tecnica 1859-1884, che abbiamo pubblicato nel 1885, in cui raccontava appunto lo sviluppo della città di Milano che dopo l'unità d'Italia entrava prima dell'unità, quindi tutti diciamo, i quartieri, il Monaco, il Castello, eccetera, eccetera. Tra un centinaio d'anni, forse noi stessi, io e qualcun altro, abbiamo voglia di ristampare Roma terzo millennio, anche perché il titolo sarà quello attuale, almeno per altri 286 anni. Grazie. Spazi pubblici e in particolare appunto di Piazza Rolli, Piazza Cavalieri, sono i due temi di questa sera, e soprattutto Daniela è capace di scrivere una ricerca diciamo molto personale, mette in gioco ogni volta il suo vissuto e significa per lei fare l'architettura intervenire proprio nei modi di vivere, rischiando una cosa di pensiero personale, evitando quindi l'appartenenza alle convenzioni normali delle correnti. E la parola a Daniela. Sì, ho chiesto in effetti un piccolo cambio intervenendo per prima, approfittando della presenza qui tra noi dell'assessore Paolo Masini, poiché parlerò di spazio pubblico e poiché denuncerò molto preoccupatamente, diciamo chiederò aiuto alla città perché questi due spazi pubblici vengano salvati. E innanzitutto parto dai ringraziamenti. Sicuramente le curatrici di questo incontro, con cui è stato piacevolissimo dare qualche piccolo contributo e qualche aiuto, e poi volevo ringraziare Flavio Mangione, senza il quale questa serata non ci sarebbe stata. Io ho iniziato a seguire i suoi incontri qui alla Casa dell'Architettura più di un anno fa, riscoprendo la voglia di confronto e di confronto culturale, di cui abbiamo un bisogno enorme in periodi difficili come questi. Poi devo ringraziare gli autori del volume Roma Terzo Millennio e l'editore Epri, per aver pubblicato la riqualificazione di queste due piazze ultimate a Roma nel 2000. E lo devo ringraziare particolarmente perché sono state pubblicate entrambe le due piazze e perché fin qui forse troppo poco è stato scritto di loro. Penso invece che meritano una particolare attenzione per l'unicità delle due fontane, chiamate il gigante e la scultura gialla, che da tempo stiamo cercando di tutelare da una indifferenza e un degrado sempre più diffusi. Ma la bellezza del tema di questa serata, devo dire, trova subito un rimando nella ricchezza del volume Terzo Millennio e nelle particolari visioni delle trasformazioni avvenute a Roma, incentrate proprio sull'originalità del progetto di architettura, che è fatto assolutamente raro in questi tempi. E quindi il volume mi è molto caro anche per questo, perché rioffre, ritira in ballo quelle possibilità a cui negli scorsi anni in molti
abbiamo creduto e lavorato. Voglio ricordare che queste due piazze sono nate in un clima che vedeva Roma per la prima volta oggetto di molti interventi di progettazione e di qualificazione di spazi pubblici, per cui venne addirittura istituito un ufficio 100 piazze che affiancò ai progettisti della pubblica amministrazione i professionisti esterni, come nel nostro caso. E come nel nostro caso avvenivano delle convenzioni tra pubblico e privato e per noi ci fu la ANVIL, l'Associazione Nazionale del Costruttore dell'Aterizio, che pagò una parcella per la progettazione esecutiva. La direzione dei lavori invece restò al Comune di Roma, al Servizio Giardini, e noi prestammo in forma assolutamente gratuita la direzione artistica delle due fontane, occupandoci interamente della loro realizzazione, credo nell'arco di un anno e mezzo di lavoro gratuito. Ma mi leggo al tema dell'incontro. Allora, devo dire subito, come è noto per molti, che l'originalità dell'idea è del professor Massimo Maggioli, che come tutti sanno è psichiatra. Noi ci rivolgiamo a lui con i colleghi Francesco Lirone e Corrado Lanni, e l'autore rispose: ci regalò questi disegni espressamente creati nel rapporto con gli spazi che andavamo a riqualificare. Il progetto poi si è sviluppato nel corso del tempo ad ogni incontro durante tutta la realizzazione delle opere. Ma la particolarità che mi viene subito in mente è che l'architettura di queste piazze nasce insieme alle due opere d'arte, il gigante e la scultura gialla. E proprio l'incertezza nel definire le sculture o fontane mi fa pensare in verità alla ricchezza delle piazze nella storia che tutto il mondo ci invidia, per quella fusione nel lavoro dell'architetto-artista che creava lo spazio architettonico insieme al suo monumento. Penso che queste piazze riportino la centralità dell'arte nella città, cosa assolutamente rara, e non solo a Roma, che come ben sappiamo è un po' un caso a parte. Soprattutto non trovo esempi altrettanto coraggiosi e generosi nell'ambito della riqualificazione della periferia. Lo spazio e le sue opere d'arte qui esprimono un contenuto da comunicare senza nessuna appartenenza agli stili formali correnti. Per entrare nel merito guardiamo le immagini e commentiamole. Largo Rolli, situato nel primo tratto della via Portuense, non lontano dall'antica Porta Portese, è un'area centrale e di collegamento tra i quartieri Trastevere, Marconi e Testaccio. L'area è un rettangolo di circa 4.100 metri quadrati, attraversato da via Carroporta, che separa la piazza da uno spazio giardino preesistente. Era uno sterrato con marciapiedi dissestati, utilizzato a parcheggio, fatto salvo l'uso della domenica con il mercato di Porta Portese che si spinge tuttora fino alla piazza del Paio. Eravamo incaricati, con un budget di circa 600 milioni di vecchie lire, di trasformare lo spazio in una grande piazza di carattere urbano e in un'area di forte transito. L'idea dell'autore fu quella di portare il disegno della pavimentazione su tutta l'area, impegnando in parte anche la sede stradale, proprio perché il progetto nasce come sistemazione a grande scala, coinvolgendo tutto lo spazio limitrofo. L'immagine stilizzata è una donna realizzata in granito nero con le braccia alzate e un ampio ovale della testa in mattone chiaro. Ma vediamo poi le opere per come si sono effettivamente realizzate. Il disegno della pavimentazione fu progettato e appaltato in sede di esecuzione, fu stracciato dal Servizio Giardini e non fu più realizzato interamente. Il rettangolo della piazza è stato realizzato con mattoni rosso ed è attraversato da questi segni che non si completano. Quindi diciamo che il disegno è rimasto latente.
Il resto della piazza era veramente una piazza che doveva essere solida e robusta, quindi con una grossa decinzione disegnata appositamente, mattone rosso, i lampioni stradali disegnati da Renzo Piano per il Lingotto di Torino e una serie di panchine molto molto robuste nel fronte della piazza più interno, insomma quello sotto le resistenze. E poi c'è un giardino preesistente con gli otto pini che è stato completato con i vialetti di ghiaia e le aiuole. E poi c'è la fontana in bronzo dorato, che è un arco lungo 16 metri e alto 8, con quattro coppe trasparenti poggiate su una trave d'acciaio che portano l'acqua nell'incavo dei due palzi che si estendono fino alla vasca in travertino ai piedi dell'opera. Molto diversa è invece Piazza Cavalieri, è una piccola piazza di circa 1800 metri quadrati nella zona di Villa Borrelli, sempre lungo la Portuense, realizzata con 450 milioni di lire. Anche qui lo spazio di partenza era uno sterrato, senza marciapiedi e senza illuminazione, utilizzato a parcheggio. Questa volta dovevamo realizzare una piazza di quartiere, si trattava di un intervento di riqualificazione in periferia, dove la gente abita, vive quotidianamente, dove la piazza diventa finalmente luogo di incontro, di ritrovo. L'autore propose subito il disegno del gigante, la scultura posta al centro della piazza, dove il disegno di un ottagono è centro propulsore della geometria che si estende a tutto lo spazio libero tra gli edifici, quindi invadendo la sede stradale. Infatti la quota della piazza e del giardino è la stessa della quota stradale proprio per eliminare ogni barriera e ampliare lo spazio della piazza e renderla luogo qualificato alla vita del quartiere. Al centro rimane il giardino ben delimitato anche qui da una recinzione. E poi c'è il gigante in bronzo, questa volta con patina scura alla fiorentina, a alto 8 metri. Come vedete si erge sottile su queste tre gambe che reggono il volume della testa da cui l'acqua fluisce in un velo attraverso un ovale che abbiamo sempre pensato come occhi e bocca fusi insieme nella rappresentazione di un volto. Noi abbiamo a che fare con delle immagini da dover realizzare prima profondamente e poi poterle rendere concretamente in architettura, in fontana. Il percorso attorno alla fontana è arredato da quattro panchine a forma di nocciolina disegnate sempre dall'autore espressamente per questo giardino. Realizzate con base in travertino un alto schienale a sezione curva in doghe di legno di rocco, hanno rivelato un perfetto rapporto con il corpo umano. Tra le linee del percorso in mattone rosso che avete visto si delineano le otto aiuole con essenze mediterranee. Ma ora torno al tema dell'incontro. Per seguire con passione artistica il progetto di un'opera, resistere alla normalizzazione dell'utile. Dare forma all'originalità dell'idea iniziale è identità del mestiere di architetto. Un saper fare che è sensibilità personale, ma è cultura, non è tecnica. E la nostra risposta innanzi ai disegni originalissimi venne facendo istintivamente, forse prima con le mani, facendo plastici, modelli, tentativi, prima ancora che disegni esecutivi. Questi sono proprio i primi modellini di studio fatti in cartone. Eravamo nel periodo di Natale, se parlo di un periodo precedente, ci sono le coppe, le palline dell'albero di Natale tagliate a metà per fare le coppe. Provavamo tutto in scala in quel periodo, tutto quello che compravamo era in perfetta scala con il nostro corpo. Dunque, mi sono perso il filo. Quindi, il primo bozzetto di creta del gigante era stato il tentativo di esprimere un movimento quasi di andatura che
che il disegno proponeva, ma il passo non era quello giusto. L'immagine sembrava sciancata e l'autore aggiunse una terza gamba che ci salvò la vita e ci facilitò il compito di erigere la scultura e ne portò anche a una profondità che completava. Lavorando poi alla scultura gialla, comprendemmo che le quattro coppe, e non so se si potrà rivedere il disegno originale, forse no, avevano la necessità di poggiare su un sostegno forte. E proponemmo quindi la trave doppia, ondulata, che accoglie queste quattro coppe ed è inclinata a 45 gradi, come il gesto semplice di chi porta tra le mani una ciotola. Nella parte più alta della struttura, le curve che completano l'arco divennero allora due segni più leggeri, forse perché intravedemmo in questo disegno l'immagine stilizzatissima di un corpo femminile slanciato in avanti e con le braccia protese. Vorrei anche aggiungere che il lavoro progettuale delle due strutture ebbe due modalità diverse. Mentre il gigante ha richiesto il progetto della struttura di acciaio interna alla figura, rispettando le proporzioni della forma e la dinamica dei volumi già ben delineati dal disegno dell'autore, le linee del segno della scultura gialla attendevano invece di acquistare dimensione, spessore, per diventare scultura. Solo dopo vennero gli esecutivi delle piazze e delle due sculture, i tagli strutturali e degli impianti. Le piazze andarono in appalto e furono aperti i due cantieri. Iniziò per noi il lavoro realizzativo delle sculture, a partire dalle carpenterie metalliche eseguite a Napoli dalla Cometal fino alla fusione del bronzo a Celaversa. Esperienza rara, oltremodo suggestiva. Qui stiamo vedendo le immagini della realizzazione degli acciai e delle coppe di metacrilato. Queste sono le prove di carico della trave con le coppe piene di acqua. Siamo ancora a Napoli. Queste sono le lavorazioni degli acciai. Qui siamo già in un momento di festa, ma perché effettivamente abbiamo scoperto l'entusiasmo in quel periodo di artigiani, artefici, esecutori, in un impegno prestato con particolare passione alla realizzazione di queste opere. E fra tutti dovrei ancora ringraziare dopo tanti anni Franco Anselmi della Fonderia Artistica, che poi ha eseguito in bronzi, nell'opera appunto sia di fonditore che montatore finale delle strutture. Le carpenterie giunsero finalmente a Roma, questo è proprio l'arrivo a Roma, e in fonderia iniziò la fase di preparazione delle cere su supporti di polistirolo e compensato, su cui venne poi eseguita la preparazione degli stampi e le colate di bronzo con la tecnica della cera persa. Qui siamo ancora in fonderia, poi ci dovrebbe essere una foto, ecco, questo è il primo montaggio del gigante direttamente in fonderia dove ci fu la prova dell'acqua. Stringo, ho quasi finito, io ho 20 minuti, ho fatto il carico. Allora, a questo punto abbiamo detto del tema della serata, l'opera preziosa, l'architettura viene vissuta. Ci dobbiamo chiedere allora quanto risulta visibile un'immagine immateriale in un oggetto inanimato, che può essere destabilizzante di una normalità che rinunciava alla fantasia, o al contrario, se la riuscita dell'opera può essere riuscita di tutti e divenire identità dei cittadini. A opere ultimate, negli anni a seguire, c'è stata un'accoglienza di grande interesse, curiosità, stupore da parte di abitanti e anche di semplici passanti. La cultura architettonica romana è rimasta forse un po' più silente, ma molti hanno da subito vissuto un particolare rapporto con queste opere. E voglio ricordare il professor Curini e il professor Muratore, che di recente, proprio ad una presentazione del volume Roma Terzo Millennio, così si è espresso. A via Ettore Rolli c'è una cosa straordinaria, c'è un monumento moderno firmato da un personaggio che è latente, che ci ha lasciato un segno straordinario, coraggiosissimo,
Il coraggio delle immagini, di cui parlavamo in precedenza, è una delle opere moderne, contemporanee, forse più significative, fatte a Roma negli ultimi decenni. A me capitava di pensare, mentre lavoravamo in quegli anni, ad un avvenimento del passato recente che riguarda anche la città. Il 9 novembre dell'89, la caduta del muro di Berlino e la riunificazione di una città divisa. Un vento nuovo chiedeva di ridare un volto alle città che non potevano più crescere. Sono stati quelli gli anni di importanti concorsi internazionali, gli anni di una ricerca e di una cultura della città che aveva toccato livelli altissimi. E noi arrivamo dopo, perché solo dopo fu possibile parlare di bellezza della città, di qualificare le periferie, di rapporto tra spazio pubblico ed arte. Ma dopo che cosa è successo? Nel 2006 il gigante venne abbattuto per delibera dell'allora presidente del municipio ex 15, che ha ritenuto la scultura troppo grande per le dimensioni della piazza, con disappunto anche con molti abitanti. Ora, se io domattina secassi il lampione sotto casa, sarei in arresto. Inutilmente abbiamo lavorato in questi anni con l'amministrazione per verificare la ricollocazione della scultura in altri ambiti, ma al di là delle difficoltà economiche ed attuative, abbiamo realizzato che questa scultura, il gigante, perdeva altrove la sua unicità, fusa alle dimensioni di quello spazio per quella piazza di quartiere. Da molti anni, e mi rivolgo ai politici presenti, anche la fontana di Largo Rolli, come tutta la piazza, è priva della minima manutenzione e corre il rischio di subire la stessa sorte dell'altra. Allora, davanti a questa, io la chiamo indifferenza, a questo smarrimento che è culturale e politico, ci dobbiamo chiedere come non fallire una ricerca fondamentale non solo per la città, ma per la vita stessa di tutti. E noi architetti, nel lavorare sempre in rapporto con gli altri, sappiamo che è necessario suscitare e rispondere a quelle esigenze degli esseri umani che sono spesso negate e che invece sono fonte di identità collettiva e sociale riconoscibile. E allora, per concludere, voglio proporre la splendida locandina di questo incontro che ho ricercato nelle dimensioni originarie. Questa donna fiera, Charlot Perriand, architetto e alpinista, schiena lunga, bracciate, centi e un filo di pelo nel collo, come fosse l'immagine di una ricerca sulla realtà umana e sociale che va assolutamente intrapresa per un pensiero nuovo che ha tutte le possibilità di emergere. E tutti noi stasera siamo qui, siamo tanti, e questa mi sembra già una gran bella risposta. Grazie. Segno della fontana riesce a dire una dimensione immaginativa a trasformare tutta la piazza, e quindi tanto più abbiamo piacere di sentire la sua parola. Se vuole venire, sì, innanzitutto grazie dell'invito, e mi scuso se non potrò stare, potete immaginare quello che dice Simone. Consiglio comunale per eleggere una nuova e brava presidente d'Alta, e poi parliamo anche un po' di questa cosa. E io credo che appunto la ricerca dei luoghi da vivere, siano fondamentali per questa città. Ogni volta che si
sbaglia l'urbanistica, se sbaglia qualcosa tra 20 anni, inevitabilmente dei problemi sociali. Pertanto è un tema molto importante, soprattutto per chi è amministra, perché va colto nel migliore dei modi. E credo che noi di aggregazione siano quelli che salvano una città importante di un errore, perché Roma c'entrano 7-8 medie grandi città italiane, di una massità incredibile, e credo che appunto l'idea delle nuove centralità e comunque di creare una nuova aggregazione sia la strada più giusta. E per far questo, appunto, luoghi, intuizione di fare, appunto, l'idea delle 100 piazze fu una splendida intuizione. Con in aggiunta, ma vi disegnavo le cifre prima, cioè i 600 milioni di euro che erano rolli, sono circa 300 mila euro che io rincorro da un anno e mezzo per attappare una margine a Via Cesana. Pertanto stiamo parlando di un'altra epoca totale, con in più quello che leggiamo in questi giorni, pertanto il malaffare che io vi parlo anche come vicepresidente di avviso pubblico dell'associazione degli enti locali contro le mafie, pertanto il malaffare che va arrivato in maniera, come dire, importante. Pertanto c'è un tema di corruzione rispetto anche alla macchina amministrativa importante, del quale bisogna fare un lavoro, un tema oggettivo di mancanza di fondi, posto che segniamo il ciclo di oddio, con quello ci avrei fatto quello, o con quello, non so se avete letto di recente, quella vicenda che riguarda un consigliere, sì, consigliere regionale, allora di Stefano, la cifra che si parla da 1,8 milioni, io appena l'ho letto ho detto oddio ci fece tutta la lungo. Tanto c'è proprio un bisogno di partire dalla BC, pertanto di lotta alla corruzione che viene apposta un po' di cose. No, rispetto a piazza, che poi non è piazza Ettore, si chiama nemmeno, è via Ettore, è via Ettore. No, lo dico perché ho fatto il consigliere in quel municipio per 13 anni, prima di fare il consigliere appunto comunale del stesso. E su quella piazza io vorrei dire qualcosa. Io mi ricordo che ero consigliere municipale, il progetto c'era un po' così. C'era calato da tutto. Io credo che per gestire questa città lo strumento più utile e più giusto sia quello dei progetti e dei percorsi partecipati. Noi stiamo facendo un paio di cose importanti in questo momento. Piazza del Saccio, con un percorso partecipato con i negozianti, con i cittadini e con i comitati, prima di Natale abbiamo lavorato uno sforzo non da poco, e l'altra piazza Vittorio, dove qua abbiamo fatto un percorso partecipato con i cittadini, abbiamo detto per 2 anni e 6, abbiamo detto che serve qui, che cosa ci dobbiamo fare, qual è la cosa più utile per questo territorio, e da lì siamo partiti. Ora, quella piazza è fondata, va benissimo, giustamente una signora in fondo ha detto guardate come ora, guardate come ora, ma per pulire quella roba lì, io mi ricordo che ogni volta bisognava fare salti mortali per trovare i fondi, per... Io credo che, come dire, dobbiamo fare uno sforzo con tutti, che l'architettura deve pulire un po' cielo e terra, senza parlare terra di mezzo, perché cielo e terra, Marta e Maria, come dire, cattolico, ideali e concretezza, questo deve fare. Deve fare insieme alla politica e all'amministrazione. Noi stiamo facendo un progetto, io tra l'altro ieri con Risorse per Roma ho partecipato a un convegno dove si parlava di quello che è successo ad Amburgo, no? E dove si diceva noi abbiamo perso 30 anni, è vero, noi abbiamo perso 30 anni, no? Perché le storie sono simili, solo che quelli sono andati avanti, noi tra storie varie, di perdite di tempo e di corruzione siamo ancora fuori. Però credo che noi tutti possiamo recuperare, io credo che parte di questa amministrazione stia dando segni di grande cambiamento in questa direzione. E credo anche che ci siano delle opportunità anche di rigenerazione urbana. Io penso per esempio all'esperimento che stiamo facendo da tempo a Corriale, a un luogo particolare che appunto mette insieme, come dire, una nuova architettura, recuperare del campo dei miracoli del calcio sociale, laddove c'è un grande progetto sociale, che è quello che è stato presentato.
aspettato da Graziano Del Rio ai 28 ministri dello sport d'Europa in occasione del semestre, che è un progetto che attraverso il calcio recupera i ragazzi. È stato un grandissimo progetto di integrazione che sta facendo un miracolo davvero in quel luogo, che è diventato una pratica internazionale. Anche tutto un sistema di bioarchitettura, pertanto anche là l'insegnamento che, come dire, se utilizzi determinati anche materiali e lì anche altre cose, con terra cruda, stiamo cercando di andare anche oltre, no? E cercando di valorizzare alcune cose, anche dando esempi importanti dal punto di vista ambientale, là sta crescendo qualcosa di importante, c'è anche un'attenzione importante da parte di vari architetti a livello internazionale. È per questo che dico che soprattutto in periferia il bello va ricercato. E noi su questo progetto del calcio sociale volevamo fare altro, no? Mentre come si dice a Roma, fare una romanella. Invece no, ci sono i migliori materiali che girano a livello, insomma, nazionale, non solo, e ci sono anche impostazioni addirittura particolari. Io penso solo al fatto, ce ne sono tantissimi, per chi non lo conoscesse, su calciosociale.it può trovare anche sia il valore sociale di quel progetto, sia il valore architettonico e della bioarchitettura. Lì ad esempio, per dirne una, c'è il soffitto della palestra fatto con 5.000 cortecce di albero, di castagno. Cosa significa? Che per fare i quadretti di castagno, chiaramente le parti laterali si tagliano e anche simbolicamente sono, insomma, quelle vanno a finire nel fuoco, nel cammino. Siccome quel progetto dice che ognuno di noi, ogni persona ha un valore per questo mondo, nessuno lo scarto, questi ragazzi del calcio sociale hanno preso queste 5.000 cortecce, le hanno scortecciate, la parte tonda finale, le hanno scortecciate, ritrattate e ora sono un soffitto unico al mondo, perché ci dicono che non esiste un altro, il soffitto di quella palestra che è unica. E insieme a quello altre iniziative, altre strutture e altre cose di alto livello che aiutano a far diventare quello nuovo. Io credo che questa città abbia delle notevoli opportunità, che in questo momento abbia il coraggio giusto, come si legge anche nei giornali, per cambiare pace, penso anche al mio collega urbanistica. Penso al fatto che possiamo davvero girare pagine e non ripetere errori del passato. Io penso anche, occupando i lavori pubblici, al fatto che mi sto, a proposito di Sodoma, che giravo, ho trovato un mese fa, grazie alla protezione civile, i soldi per rimettere mano alla panoramica. Lì l'urbanistica sbagliata ci sta costringendo, pertanto anni di errori dei decenni passati, a rimettere toppe laddove la città di fatto provava. Io credo che se tutti insieme ci mettiamo in testa che questa città, a partire dalle periferie, magari trovando di nuovo un piano certo piazza, io mi auguro, sto cercando di imporre una delle cose che più mi sta qua di quel progetto certo piazza, è la ballina di San Basilio con butta più acqua, il simbolo del degrado di San Basilio. E io mi sto ammazzando per recuperare quella ballina che è il simbolo. Se non funziona più, cioè quella è la piazza da lavorare, è da quello giusto. Io credo che, come abbiamo fatto a Corigliano, con l'esempio che vi ho fatto, attraverso fondi privati, perché mi sembra che ci siano molte altre strade in questo senso, anche attraverso fondazioni, potremo, a partire dalle periferie, insieme a voi, costruire un'altra idea di città. Grazie. Non si sente, o venite al intervento qua o altrimenti... Oh.
tutti. Quindi a questo punto vorrei che parlassimo, visto che l'assessore ha toccato un tema che è la rigenerazione urbana. Allora c'è un progetto che è ancora in piedi e che è molto importante, che è quello della Città del Sole, di Studio Labitz. È un progetto che giornalisticamente mi ha colpito tantissimo, perché vedere questa, come dire, questo pensare della città come se fosse un tessuto poroso attraverso il quale passano sia chi deve attraversare quella zona, perché è una zona di transito, ma poi anche i cittadini che la abitano. Quindi mettere in connessione in qualche modo lo spazio pubblico e lo spazio privato. E oltretutto ci ricolleghiamo alla cronaca, perché quelli, se non sbaglio, mi vorrei che erano, siete partiti anche da una zona, da uno spazio che era dell'ATAC, che in questo momento, come sappiamo, è il proprio oggetto. Quindi sì, no, è proprio un esempio in cui ecco, una struttura che è ovviamente offre dei servizi importantissimi, l'ATAC, in questo momento è sotto schiaffo per quello, tutto quello che stiamo leggendo. E quindi poi, stata che qualificata, ci racconta, ecco, in che modo. Iniziamo la presentazione, mi presento io, non sono Claudio Clemente, ma sono Francesco Isidori, sono collaboratore dello studio che ha partecipato attivamente all'inizio dell'esecuzione al progetto Città del Sole, mi chiamo Luigi Palenta. E allora, dopo gli attenti Claudio Clemente e Francesco Isidori non possono venire per motivi di... non hanno dovuto rimandare a un impegno di lavoro all'estero, quindi per il lavoro si fa. E sono venuto io. Allora, la domanda che mi faceva secondo me era relativa alla qualità di uno spazio pubblico, un intervento pubblico, semi pubblico, diciamo, in un'area di strada. In realtà il progetto nasce da un concorso, gara di concorso, con il Comune di Roma e la TAC cedevano dei privati tramite una gara l'area dell'ATAC, quindi bisognava presentare un'offerta tecnica e un'offerta economica. Il progetto Labis è stato vincitore e per fortuna si sta realizzando. Penso che sia uno dei pochi esempi a Roma in cui poi delle aree dismesse dell'ATAC questo sia l'unico che sta ancora, che sta adesso in realizzazione. Io ho partecipato come collaboratore di Labis solo nella parte esecutiva, quindi sono entrato nel momento in cui il progetto stava per essere costruito, quindi parliamo di circa quasi 4 anni e mezzo fa. Avevo già collaborato con Labis per uno spazio pubblico vicino a Milano, a Pazzano, che è una piazza. E quindi diciamo, abbiamo chiamato per aiutarmi alla realizzazione di questo progetto. Si va avanti, scusate. Ok. I temi che affrontiamo in questa presentazione sono quelli che vedete. Iniziamo dal luogo. Il luogo in cui è collocato Città del Sole e il nome Città del Sole. Il nome viene da due diciamo, una è il nome
l'incitazione con l'ora di campanella che evoca la qualità di spazi immaginari anche a cui noi ci vediamo nello studio e anche la qualità degli spazi pubblici. E poi vicino all'intervento di Città del Sole c'è un'opera dell'architetto Salvatini che si chiama Casa del Sole e che è limitrofa proprio al progetto Città del Sole, che vedete sta nella parte centrale, mentre l'intervento di Salvatini è collocato a nord di quella che noi chiamiamo città consolidata, la città che fino all'inizio del Novecento era molto ben strutturata, aveva degli elementi molto forti e anche decorativi importanti. A sud dell'area invece ci troviamo, a parte il cimitero monumentale del Verano, ci troviamo la città, l'intervento urbano degli anni 50-60, molto disgregato, molto indefinito. Quindi l'area di Città del Sole, ex rimessa dell'Atac, si trova al centro di quest'area. A destra ci troviamo la rimessa degli autobus, la stazione degli autobus, e ancora a destra la stazione di Burtina, anche quell'oggetto di intervento di riqualificazione. Invece a sud-est troviamo quest'area di depositi quasi abusivi, poi abbandonati, che non hanno una vera struttura e qualità urbana. Quindi l'impegno era difficile, il Comune aveva dato delle indicazioni ben precise sugli standard da rispettare, sia per quanto riguarda destinazioni d'uso, quindi quanto residenziale, quanto direzionale, quanto commerciale e soprattutto quanto spazio pubblico dare alla città. Quindi era il Comune, attraverso l'ufficio qualità del Comune di Roma, che aveva bandito il concorso, che dava delle indicazioni precise. Qui vediamo meglio la definizione di quello che sono poi la forma dell'otto, che è una forma che io chiamo pesce, perché in realtà una parte dell'ex deposito dell'Ata, che era stato già demolito e ricostruito attraverso quell'edificio a C che trovate a sud dell'otto. Quindi era un lotto abbastanza difficile. Quelle che vedete in nero sono le aree edificate, quelle in bianco sono le aree rimaste come spazio pubblico. Questo poi lo vedremo meglio nel dettaglio nuovo. Questo era l'unico edificio che il Comune ha chiesto di mantenere, un edificio progettato da uno degli architetti dell'ATAC negli anni 30, che ha una sua qualità e che noi abbiamo proposto come servizio pubblico destinato a biblioteca pubblica. Questi soldi andranno, insomma, poi il vincitore della gara, che è stato l'Atlas insieme a Parsitalia ha pagato la bisogna al Comune per far realizzare la biblioteca, che ancora però non è iniziata, purtroppo, perché speriamo che sia un'imminente gara, non può rimanere in queste condizioni. Parliamo anche del contesto urbano che sta intorno. Quello che vedete a nord dell'orto sono l'intervento di Innocenzo Salvatini, che è un architetto del barocchetto romano, che ha realizzato negli anni 20 questo bellissimo complesso di case sociali, che ha la sua qualità urbana molto forte e molto romana. Ci sono degli spazi privati che sono anche spazi pubblici, questi giardini interni che sono percorribili, piacevolmente percorribili, aperti al pubblico, perché in realtà il complesso è aperto, non è mai chiuso. E quindi ci trovavamo di fronte a un'opera per noi qualitativamente molto importante. Questa è la Casa del Sole, che sta anche a sinistra dell'intervento, a cui abbiamo anche preso il nome, la Città del Sole, una casa gradone che poi è stata oggetto di abitazione sociale di 200 anni. Allora, il progetto parte dall'idea che edificare, non significa solo costruire edifici, ma anche edificare e creare uno spazio pubblico. Lo spazio pubblico a Roma nelle
nella parte, diciamo, nuova della città, molto scadente, molto disgregato e qualitativamente poco vissuto dai cittadini. Era un intervento importante, è un intervento importante, e lo studio Lavitz ha cercato con le sue teorie e applicandole in un contesto del genere di creare lo spazio pubblico possibile. Do la forma del mondo, quindi cerchiamo la continuità tra le giunture e il rapporto con i beni e vuoti. Ecco gli assi, diciamo, di partenza, cioè l'ingresso principale degli interventi salvativi, alcune giunture di alcuni edifici adiacenti e quindi allineamenti che abbiamo ottenuto. Questa è una vista dall'ingresso principale del complesso di Sabatini. Spazi pubblici percorsi, appunto il tema di cui vogliamo parlare. La porosità di cui parlava Simona è data dal fatto che questo intervento, al di là di piaccia o no come progetto di architettura, ha la qualità di essere attraversabile da nord a sud, da est a ovest, su due livelli, il nostro livello strada e il livello piazza, il secondo livello. Quindi per recuperare lo spazio pubblico abbiamo creato delle piazze anche al secondo livello degli edifici, creando degli stacchi tra gli edifici, tra il basamento, quello che abbiamo preso quindi piano terra e primo piano, e poi terzo piano e quarto piano, e oltre, diciamo, la torre residenziale. Quindi c'è uno spazio pubblico al secondo piano che ancora le persone che vivono intorno non hanno capito, non la funzione. Io perché ancora un cantiere viene recettato, ma spesso sento le persone che passano dire la stessa scala che fanno. Allora, io ogni tanto mi scrivo, ma poi c'è una piazza che si potrà accedere anche loro. Allora, qui vediamo delle immagini schematiche di quello che è il del progetto. In nero vedete lo spazio dell'otto, diciamo la prima dimensione della forma dell'otto, di come noi cerchiamo di recuperare nella parte alta, quindi al secondo livello, quello che abbiamo preso dal piano terra. E poi quelli trasparenti sono gli edifici sospesi che stanno dal terzo livello in su. Ecco, questa è un'immagine dell'edificio già fatto un'immagine di un mese fa, quindi sta abbastanza avanti. Quindi continuiamo sempre il rapporto con la città, la porosità di cui parlavo prima, l'attraversamento degli spazi, quelli in nero, e quindi l'importanza di creare un coinvolgimento non solo cognitivo, dando una nuova architettura, ma che è molto criticata nel contesto, lo discutivo anche il perché, però dare l'impressione e la volontà di un'area difficile, perché poi pensate che la strada sud, che sta a sud del progetto, una strada ad alto scorrimento, quella che collega la tangenziale, quindi è un luogo abbastanza strano, insomma. Cioè da un lato un via Aquino che è proprio molto tranquillo, molto residenziale, da questo lato molto smembrato, molto, insomma, questo intervento cerca di riconnettere questi due sistemi, lato sud e lato nord. Questo è il basamento, il piano terra, quindi vedete gli spazi in bianco, sono le piazze avranno logicamente delle sedute, ci sarà l'acqua, ci saranno delle fontane, nella tradizione romana l'acqua è molto importante, quindi abbiamo creato delle grandi vasche d'acqua che circondano l'angolo di quell'esificio a punta, in alto, e un angolo in basso, quindi ci saranno delle vasche d'acqua basse di 30 cm, speriamo non recintabili, perché il comune, l'assessore ha detto no, queste vasche vanno recintate perché ci può cadere almeno di 20-30 cm, quindi cerchiamo di mantenere aperte, quindi quest'acqua sarà illuminata, si rifletterà sulla piazza, quando il progetto sarà finito, diciamo tra 6 mesi il progetto dovrebbe essere completato. E chi si occupa degli spazi di un cantiere, ci sono due grosse imprese, una è Vasta Italia, che ha vinto l'appalto
e poi a un certo punto diciamo, hanno avuto il progetto di un fondo immobiliare che si chiama Heinz, un fondo americano che si chiama Milano, che sta realizzando tutta la zona di Porta Nuova a Milano, in cui hanno comprato il progetto. Però per Zitella è ancora diciamo, l'intesa principale, invece gli spazi pubblici sono stati dati in gara e sono realizzati da un'altra impresa, quindi sono due imprese che lavorano contemporaneamente. Vabbè, questo è un rapporto, una vista dell'architetto Clemente in cui si vede qui l'intervento di Sabatini viene sempre sfondo da qualsiasi punto si guarda del progetto. Queste sono le piazze, cioè gli spazi pubblici al secondo livello, che saranno collegati attraverso tre scale, due scale nell'edificio a destra, una grande scala, scaloni molto grandi per lati, e una grande scala sull'edificio a sinistra. Questa è la scala delle scale di cui parlavo prima. Questa è quella realizzata sul primo lotto, l'edificio a destra. Xitello, l'ufonismo che si fa, che ha chiesto il Comune di Roma, quindi presidenziale, commerciale, uffici, le molteplici attività erano volutamente richieste al Comune di Roma per dare complessità e anche una diciamo, stratificazione, non solo uffici, non solo commerciale, ma creare un pezzo di città in cui ci fosse tutto. E infatti gli uffici, i negozi, non possono, nelle imprese comune, non possono essere più grandi di 250 metri quadri, proprio per creare un negozio di vicinato, non il classico centro commerciale dove magari si crea un grande negozio e basta, ci sono più di 13 attività commerciali. Poi abbiamo le residenze che sono la torre, non abbiamo torre ma sono solo 9 piani, e le ville urbane che sono il secondo edificio al centro, che sono solo due livelli e sono dei duplex, quindi sono alloggi che hanno due piani più un terrazzo di copertura di proprietà. E poi abbiamo gli uffici che sono al secondo livello del basamento e questo edificio trasparente molto in fondo, che sono edifici, privati. Questa è un'immagine già del progetto che è stato abbastanza avanzato, un'immagine di un mese fa, in cui si vede negozi a piano terra, primo piano uffici, secondo piano piazza, terzo e quarto livello abitazione. Una sezione che fa vedere anche la complessità dell'intervento, dimenticavo di dire che a sinistra vede la biblioteca, quello che è l'edificio originale per mantenuto, che se non mi sbaglio era l'architetto Uniti, era un architetto che lavorava molto con l'APA negli anni, e nella parte interrata ci sono due livelli di parcheggi interrati, di cui una parte è stata il primo livello è stato ridimensionato, diciamo meno due, e in parte almeno sono stati ridotti a causa di ritrovamenti archeologici molto importanti che hanno modificato diciamo, sia la dimensione dei parcheggi interrati e hanno comportato un notevole ritardo nella costruzione dei lavori. Da questo punto di vista insomma, c'è stata una collaborazione abbastanza attiva con la sovrintendenza, i quali all'inizio erano abbastanza cinici nei confronti di questo intervento, dicendo questo intervento distruggerà quelli che sono gli aspetti archeologici. Invece abbiamo presentato una variante in cui abbiamo integrato l'intervento archeologico che sarà, speriamo, insomma, abbiamo dato la possibilità di renderlo visitabile attraverso un accesso separato in una scala che poi definirà la proprietà del comune con la sovrintendenza come renderlo visitabile. È stato creato uno spazio antiquario in cui verranno esposte tutti i reperti trovati, quindi diciamo poi ci saranno
bisogna trovare i fondi per farlo, però c'è la possibilità di renderlo visitabile. Sono delle verte di epoca repubblicana imperiale, ci sono dei colombari, c'è un santuario, insomma, nel dettaglio ci sono tanti parti di vari periodi, in cui è stato abbastanza difficile, perché poi l'area archeologica toccava tutto l'intervento, però dietro le parti più importanti sono state mantenute, che corrispondono praticamente a sé, sono collocate sotto la piazza principale. Quindi anche una struttura particolare, hanno dovuto portare delle travivelle molto, con delle campate molto larghe per non toccare diciamo, l'area archeologica. Da questo punto di vista è andata abbastanza bene. Questa è un'altra immagine dal fronte est, si vede la grande scala gradonata che arriva al secondo piano, la nuova strada pubblica interna creata per collegare i parcheggi interrati. Questo è l'edificio residenziale del Duplex a due piani, e di Lorbano. Un'altra immagine si perde visto sia del Lorbano che dell'edificio residenziale a torre. Per quanto riguarda, diciamo, vi dico indicativamente, abbiamo 62 appartamenti nella torre, che vanno dai 45 metri quadri ai 90 metri quadri. Nelle ville urbane sono 8 appartamenti che sono dai 190 ai 130 metri quadri. Ancora di nuovo il basamento, che occupa gli spazi sia per il commercio vicinato, gli uffici, e una biblioteca di quartiere che è quella a sinistra. Sospesi, come parlavo prima, ospitano le residenze di spazi direzionali. Quindi questo edificio che noi abbiamo chiamato a parafitta, in realtà la volontà è stata proprio di recuperare lo spazio pubblico a pieno terra, che hanno questi grandi alti pilotini che reggono a parafitta l'edificio residenziale e che quindi recuperano lo spazio pubblico il più possibile. Strutture gravità è relativamente, cioè per quanto riguarda la struttura dell'edificio, si relaziona molto con quello che è lo spazio aperto, è una struttura molto visibile, molto forte, si relaziona sia con lo spazio aperto che con le funzioni stesse, con il programma funzionale. Abbiamo due tipologie strutturali principali che sono il cemento armato e l'edificio a sinistra degli uffici in acciaio, su vista, cemento armato e acciaio. Sono tutti edifici realizzati, residenze in cemento armato tradizionale, tranne i grandi pilastri, le grandi colonne che sono in acciaio e riempite in cemento armato. Sentite vedere tutto il cemento armato, mentre l'edificio in acciaio che vedete è quello degli uffici che è ancora in costruzione, questa è un'immagine di due settimane fa, dove la volontà di creare questi grandi spazi e vuoti per lasciare libero lo spazio sottostante è stato necessario adottare l'acciaio, quanto più leggero e più, diciamo, più con gli spessori minori. Questo è lo sbalzo finale che va poi a finire sulla biblioteca, su quello che speriamo che sarà la biblioteca comunale. Invece tutta questa struttura è una tecnica costruttiva abbastanza tradizionale. Lo sfondo riguarda quello che è l'Apex, diciamo l'immagine del progetto. Lo sfondo del progetto, cioè lo sfondo era l'involucro in realtà, è volutamente neutro, volutamente poco, non troppo espressivo, se non in quanto facciata che
crea delle sfumature, che viene dei vuoti, quasi quando è sicura. Come potete vedere, per esempio, questi pannelli in vetro, che sono pannelli serigrafati, orientabili, danno la possibilità di essere aperti a 90 gradi e chiusi completamente. Questo è anche per creare un microclima intorno alle logge. Lo spazio intermedio, cioè le logge, lo spazio privato esterno alle residenze, è mantenuto dietro questo involucro, quindi non ci sono balconi gettati. Come anche la uffici sono rivestiti da questi francisole verticali in alluminio, disegnati dallo studio e prodotti dall'azienda Fiofocchi, non so se la conoscete, un'azienda che produce sistemi di facciata italiana, azienda italiana, per non avere questo intervento, ho disegnato caso, disegnato su misura, per dare questo effetto di tessitura a mai una facciata troppo invasiva, cioè più volumi che facciate disegnate. Ecco, quindi tra la loggia della torre, che ha una sezione sulla loggia, si vedono le logge, lo spazio privato, però filtrato da questa facciata in vetro. E queste invece sono le logge delle ville urbane, che hanno come caratteristica di avere queste persiane che si possono aprire a fisarmonica. Anche queste disegnate su misura, ma di un'azienda molto piccola di Latina, che in realtà è l'azienda che realizza le cartellerie metalliche, ma che si è offerta a realizzare queste persiane disegnate anche queste su misura, orientabili, che possono essere completamente aperte o chiuse, per dare alla loggia uno spazio di semi privato o volutamente completamente aperto verso la città. Quindi la persiana diventa un elemento poi romano, insomma, la persiana romana, ma qui rivisitata in modo contemporaneo. Le vediamo completamente aperte, invece le finestre che vedete di là sulla sinistra semplicemente due arche, sono balconcini, non sono logge. Ok, grazie. Io sono entrato nel progetto in una fase esecutiva quasi inconsciente di quello che significava realizzare un'opera, insomma, volutamente, almeno quanto quello sull'arte, di qualità. Quindi da un lato il comune, il concorso, la lettura del concorso, eccetera, poi la realizzazione che non è assolutamente una cosa semplice, perché da un lato abbiamo un costruttore, no? Sì, che ha vinto un concorso e vuole realizzare l'opera, però con quale difficoltà farmi capire che questa deve essere un'opera fatta con una certa qualità, quindi non far guardare se in tasca i soldi di quanto costa questo e di quanto costa quello. Certo, si è guardato anche l'economia, però si è cercato, e in questo devo dire che lo studio è stato molto bravo, di farmi capire che bastava poco per raggiungere un minimo di qualità, no? E poi anche le imprese, devo dire, anche i subappaltatori, tutte le persone che ci lavorano e erogano, si rendono conto che alla fine il risultato c'è, sul finale. Grazie a tutti. Io, siccome sono state fatte appunto
appunto molte rappresentazioni, molte pubblicazioni e anche un film su questa biblioteca che è stato presentato proprio qui un paio di mesi fa dalla Sapienza, dalla Facoltà di Architettura. Volevo stare per questa occasione proprio sul tema della serata, l'originalità del progetto e la riuscita dell'opera. E quindi farò veramente una carrellata molto veloce che spero che illustrerà compiutamente il progetto, l'iter realizzativo e i soggetti coinvolti, come dire, raccontando un po' che per realizzare un'opera di questo genere le persone coinvolte, le energie dispiegate sono state immense e che quindi appunto la riuscita dell'opera è legata a tante professionalità diverse che si devono incastrare perfettamente. Tenete anche in conto che il committente di questo palazzo, questi palazzi sono a Trinità dei Monti, adesso vi faccio vedere, quindi sulla piazza Trinità dei Monti, uno dei posti più rappresentativi e più difficili per lavorare a Roma. Il committente, la proprietà è della Repubblica Federale di Germania, il Max Planck Institute sono, come dire, per farvi intendere, è una specie di CNR tedesco, quindi è la società che raggruppa gli istituti di ricerca di base tedesca, quindi è tenuta in gran prezzo dalla Repubblica Federale di Germania, proprio perché lì si sviluppa tutta la loro ricerca in tutti i settori. Gli istituti sono 80 e sono in Germania, questo si occupa di storia dell'arte italiana come modello della cultura europea, e questo è un fatto importantissimo. E quindi si trova a Roma il committente tedesco, il progettista della parte della biblioteca spagnola, il quarto Navarro Padre. Io invece mi sono occupato del restauro di tutto il complesso architettonico, che consta di quattro palazzi, che non è ancora finita, e che sono Palazzo Zuccari, che è un palazzo della fine del Cinquecento, realizzato da Federico Zuccari, quale sua abitazione, il Palazzo Nuovo, che è la biblioteca, il Palazzo Stroganov, che è la casa, sono tutti a 10 punti a loro, che era la casa del pittore Salvatore Cosa su via Gregoriana, poi trasformata nella seconda metà dell'Ottocento, forse dall'uomo più ricco d'Europa, che era il conte Stroganov, che era il proprietario della Siberia, il costruttore della strada siberiana e poi consul russo in Italia, e il nostro Stroganov, sempre in sua proprietà, che si trova dall'altra parte della strada. Andiamo rapidamente. La vecchia biblioteca, l'edificio che è in mezzo a questi due palazzi che vi ho appena detto, Zuccari e Stroganov, segnato al passo dopo che venne costruito con aggiunte successive nel corso del Novecento, dalla fondazione del palazzo che è stata della biblioteca, scusate, nel 1913, dalla fondatrice Henriette Hertz. È la parte centrale, quella dove ci sono quelle colonne, a destra c'è il Palazzo Stroganov, a sinistra Palazzo Zuccari con la loggia su Piazza Trinità. Quando ha chiuso è stato un vero dramma per eseguire questi lavori degli studiosi di storia dell'arte, perché è una biblioteca di riferimento di tutti gli studiosi del settore di alta fascia, quindi diciamo funzionari di sovrintendenza, i borsisti di tutte le università mondiali vengono qui spesso con borse di un anno, ma i docenti, quindi è una cosa, come dire, molto ambita poter accedere alla biblioteca terziana in tutto il mondo, perché ha fondi librari immensi e con fondi antichi, un patrimonio interno di più di 300.000 libri di storia dell'arte italiana e una fototeca che penso che sia arrivata ad avere più di 1.000 fotografie relativa a opere d'arte. Queste sono sezioni dell'edificio. Quello che vedete sopra è uno schizzo di quando Navarro Padre, diciamo, concettuali del progetto che poi vedete sotto, della sua parte centrale, cioè proprio della biblioteca, dell'edificio della biblioteca. Questo è lo sviluppo del progetto architettonico e che vedete si struttura su dei ballatoi su uno spazio vuoto centrale. Su via Sistina sono stati realizzati via Sistina molto rumorosa, una specie di tunnel,
tutti i depositi sovrapposti, e invece sui tre lati della Sabbia Gregoriana c'è un cortile che funziona da pozzo di luce e tutti i ballatoi dove ci sono le sale di lettura. Questo è il modello che venne fatto immediatamente dopo la prima stesura della concettuale. Naturalmente voi sapete, e qui sono cominciati i problemi, perché l'idea di demolire la biblioteca e ricostruirla una nuova era del direttore, il professor Frommer, che tutti voi conoscerete perché è uno storico dell'architettura e dell'arte tra i più noti, che ha voluto fare questa iniziativa. Probabilmente inconsciamente quella persona che sta a fianco a me, diciamo, quasi con la camicia azzurra, e non così considerando che in zona di Piano del Volatore si poteva solo, come dire, restaurare il restauro e il risanamento conservativo. Demolire un fabbricato per costruire un nuovo non era possibile. Quella che vedete sono le fotografie nelle quali io rappresentavo praticamente tutto il mondo scientifico il progetto e della necessità di trovare una situazione giuridica che ci potesse consentire di smontare la vecchia biblioteca che era stata realizzata poi tra l'altro negli anni 60 del Novecento, dal 1963-67, che non aveva più i criteri di sicurezza e che doveva essere demolita. Grazie agli accordi tra Italia e Germania del 1956 e grazie all'aiuto dell'amministrazione di allora, del sindaco Motelli, dell'assessore Cecchini, siamo riusciti a trovare degli strumenti normativi che potessero consentire questa operazione. Redige il piano di recupero che io ho redatto direttamente nel Comune di Roma, l'ufficio città storica tenuto dall'architetto Maurizio Cagnoni, che voglio ricordare, poi vedremo, e dall'architetto Ricetti. Uno strumento difficilissimo appunto perché si trattava di abbattere un edificio a Piazza Trinità dei Monti con i problemi giuridici che c'erano, ma con tutti gli alberghi a fianco, i più importanti di Roma e le case di moda più importanti di Roma, compreso Valentino, con l'uscio dell'alta moda che direttamente le finestre tiravano. Questo edificio della biblioteca però era solo parte di quel progetto che vedete di rifunzionalizzazione completa dell'edificio, in quanto dell'istituto, in quanto appunto istituto di ricerca, era venuto il tempo di rinnovarlo e completamente delle sue strutture. Quindi questo fatto poneva problemi diversi, un edificio del 500, dell'800, uno da demolire e ricostruire con un'architettura moderna e quindi di funzionalizzare tutto questo immenso fabbricato, che è un'operazione molto cospicua questa, come dire, compatibilizzando tutto con la complicazione del fatto che noi sapevamo che sotto c'era una delle zone più importanti dal punto di vista archeologico di Roma, che era la villa di Lugullo. Quindi, come dire, abbiamo costituito un gruppo di lavoro veramente molto, molto specializzato. È stato citato prima il professore Adriano Regina, che rappresentava, se vi ricordate, il sindaco per l'amministrazione Rodelli. In questo caso il progetto più audace che credo sia stato fatto in epoca moderna a Roma non solo l'ha consentito, ma lo ha fortemente sostenuto. Noi abbiamo, questo è Palazzo Zuccheri, come dire, smontato la vecchia biblioteca e con un progetto veramente audacissimo del professor Alberto Bartucci, l'ingegner Marimpiede, del professor Rivero, realizzato un ponte per via Gregoriana che esisteva, che nessuno vede perché è sottoterra. Questo ponte appoggia in punti dove non ci sono strutture archeologiche e che abbiamo indagato per anni proprio per non intercettare, e questo ponte, come dire, scavalca la parte, come dire, centrale della villa più importante di Roma dell'antichità, che era la villa appunto di Lugullo, e ha consentito lo scavo di questa villa, che è ancora in corso peraltro con dei risultati straordinari sotto il profilo della conoscenza della città. Tanto che l'11 ci sarà in sovrintendenza archeologica un convegno, un workshop e poi un convegno proprio su questa ricostruzione del Vincio, che consente le informazioni che abbiamo acquisito in questa occasione. Come avete visto da qui
questa incredibile macchina strutturale che praticamente copre tutta l'area archeologica della Villa di Lucullo e sulla quale poi noi abbiamo appoggiato la biblioteca. Qui vedete in queste confuse fotografie la difficoltà di lavorare a Piazza Trinità dei Monti con quelle presenze naturalmente, e lo smontaggio dell'edificio, mantenendo in piedi le facciate e portare via questi materiali e costruire una nuova biblioteca. Qui vedete rapidamente l'opera di Scucci continua, che è durata molti anni, per vedete i tagli come si vediamo andare, i trasporti a discarica per piccole parti che venivano ogni giorno, il carico dei materiali, queste due facciate che sono rimaste in piedi, continuamente tintellate e spuntellate, la gru sostenuta per aria perché sotto c'era la parte archeologica, quindi con delle difficoltà tecniche e immense. Questi sono gli appoggi idraulici su cui appoggia tutta la biblioteca, che è una delle cose più particolari di questa architettura. Questi sono i cavi di precompressione, ci sono sei costole che tengono tutta in piedi tutto questo apparato. Queste costole hanno 180 cavi di precompressione l'una, che sono stati tesati in più riprese man mano che applicavamo i cavi. Tutto quello che vi sto dicendo, come dire, è stato progettato, nonostante le variabili che si possono immaginare in un progetto di questo genere, tutto è stato progettato. Ogni mese noi avevamo una riunione generale per 10 anni, con tutti i progettisti, la direzione lavori, il committente e tutti gli interlocutori coinvolti in quella e in tutte le fasi che sarebbero state successive a quella fase lì. E questa è la parte dello scavo archeologico che avveniva contemporaneamente alla costruzione sopra del fabbricato della biblioteca. Qua vedete le grandi campagne di stampa, abbiamo cominciato a rinvenire le strutture più interessanti della Villa di Lucullo. Questo è un tratto, abbiamo fatto un tassello di pulitura di questo mosaico varietale abbastanza unico, l'avevamo visto la testa di Anubi col soggetto di nordico, di orientale, e tutte queste cose sono appunto ancora in corso. Qua vedete le strutture che sono 9 metri sotto il chiavotello della biblioteca. Andiamo ancora avanti, e questa è la biblioteca finita. Questi sono, diciamo, il continuo. Questa è una cosa che mi piace molto di dire, perché abbiamo messo insieme in questi anni davvero il meglio dell'ingegneria, il meglio dell'architettura, il meglio delle soluzioni tecniche e anche il meglio dell'amministrazione. E questo è uno dei verbali, appunto, uno al mese per più di 10 anni, in cui tutti ci siamo confrontati, ci siamo dati dei compiti reciproci che li abbiamo svolti. Un'organizzazione, diciamo, da committente tipicamente tedesco. Però devo dire che il coordinamento generale fatto dalla dottoressa Gabrielli in queste operazioni è stata davvero minuzioso e ha consentito la realizzazione di quest'opera, che ha presentato delle difficoltà immense. Questi isolai sono calcolati a 1400 piedi al metro quadrato, perché ci sono quegli scaffali compatti, e per una struttura che insomma non ha pilastri che arriva in fondazione, è una cosa davvero raffinolare. Queste sono le foto della biblioteca appena finita. Qui quello che volevo dire è nella foto successiva del piccolo romanzo del professor Frommel, e il giorno della chiusura dei lavori all'architetto Heinz e alla dottoressa Gabrielli, che sono stati promotori e che hanno seguito giornalmente tutta l'opera. In un spirito di collaborazione internazionale davvero particolare. Noi, forse con grande soddisfazione, questo lavoro, che appunto è
in 12 casi. E che in questo lunghissimo periodo di tempo può, come dire, far determinare che ci sono state varianti, che ci sono stati costi aggiuntivi e che ci sono state dei grandissimi problemi realizzativi. Quelli certo ci sono stati, ma i costi che noi abbiamo calcolato e che ha calcolato l'architetto Barducci, presente stasera, che ringrazio in modo particolare, nel 1999 sono stati rispettati nel 2011. Non abbiamo speso un centesimo di più di quello che avevamo programmato. Circa tre mesi fa, dopo che noi abbiamo avuto tre revisioni contabili, mi sembra, in tutti questi anni da parte del servizio appunto di revisione della Repubblica Federale di Germania, è venuta una missione della Corte dei Conti tedesca, e questo attestava veramente nel Max Planck Institute a Monaco e qui a Roma una grande preoccupazione, perché, come dire, un cantiere così lungo attestava grande preoccupazione. Io ho dovuto guidare questa delegazione capeggiata dal direttore generale del Ministero delle Finanze tedesco, che si occupa di tutti i lavori finanziati con denaro pubblico tedesco, e che è durata un giorno. Devo dire che è stata una cosa anche bella, perché erano informatissimi su tutto, differentemente dalle situazioni che si creano in altre situazioni pubbliche. E quando noi, che sempre con un po' d'affanno, cercavamo di spiegare i motivi per questo ritardo, che loro peraltro conoscevano, non un ritardo, di questa lungaggine, di questo cantiere, di questa lunghezza, e loro non prendevano in considerazione questi nostri tentativi di spiegazione, e quando sono andati via ci hanno detto: noi non siamo venuti qui per controllare questo lavoro, ma noi siamo venuti a vedere come si fa. E questo per noi è stata una soddisfazione immensa, perché abbiamo impiegato risorse pubbliche, abbiamo realizzato un'opera con delle difficoltà immense, e abbiamo avuto con la sovrintendenza archeologica e tutti gli organi culturali italiani un rapporto di collaborazione straordinario. E quindi questo dà orgoglio a chi ci ha lavorato, all'intendente e chi fa tutti i giorni in biblioteca, perché la comunità degli studiosi ormai ha preso possesso dell'edificio, davvero un grande motivo di soddisfazione. Grazie. Il quadro tecnico economico iniziale dice
Nel 2006 vengono effettuate le indagini geologiche e archeologiche preliminari alla creazione del progetto definitivo. Nell'agosto del 2006 viene approvato il progetto definitivo. Finalmente, nell'agosto del 2007 viene approvato il progetto esecutivo, con un quadro economico leggermente più alto, perché tra il tempo intercorso tra l'approvazione preliminare e l'approvazione dell'esecutivo è subentrata una nuova tariffa di lavori pubblici, sono aumentati i costi del ferro e del cemento e dobbiamo riaggiornare i compiti tecnici. Nel 2008 viene aggiudicato l'appalto e ci viene dato l'incarico di direzione operativa. Ora sottolineo questo punto perché cosa succede? La responsabile del procedimento che ci ha seguito fino a questo momento, e già parliamo di quasi 5 anni di lavoro, viene trasferita dai lavori pubblici a un'università. Un geometra interno al comune diventa capo dell'ufficio nuove opere e assume perché la direzione dei lavori. Quindi a noi viene dato un incarico di protezione operativa, che in realtà si tratta di un'effettiva direzione dei lavori non retribuita, ma questo ci interessava poco perché noi volevamo comunque completare il nostro lavoro, appunto l'amore per il cantiere che diceva prima il collega. E però si tratta anche dell'impossibilità di contestare l'impresa di lavorazioni che non ci modificano. Nel 2009, finalmente arriviamo alle varie consegne della voce, nel 2010 un nuovo ingresso in cantiere della sovrintendenza, sebbene avessimo già effettuato le indagini archeologiche preliminari. Questo perché in cantiere di limitrofi vengono ritrovate le stesse rocce anche di certa importanza, anche mari, acquedotti e anche altro, e quindi la sovrintendenza decide di rientrare in cantiere. Quello che vedete questa immagine è un presunto solco di arato preistorico. Quindi l'esito delle indagini sarà quanto di tutto, ma sarà devastante per il progetto, perché per via delle distanze di rispetto imposte dalla prestazione e sovrintendenza non sarà più possibile realizzare l'ampliamento ipotizzato. Addirittura non sarà possibile neanche piantumare sull'area rinchiusa da tutto questo. Finalmente nel 2011 vengono approvate le opere di cessione di completamento, legge il progetto della sistemazione esterna, modificato dalla direzione dei lavori, dalla finta direzione dei lavori, modificata rispetto al nostro progetto originario, e poi il 12 settembre del 2011 finalmente la scuola viene inaugurata. A distanza di 3 anni dell'inaugurazione si può dire che l'edificio non è ancora la macchina perfettamente funzionante che avevamo immaginato. Dove siamo? Siamo al chilometro 23% della strada statale Aurelia. Questa è un'immagine dall'alto della scuola, dello stato attuale. La nuova scuola di Medea di Aranova sorge su una collina da cui si vede il mare, è circa 5 km dal mare. L'idea nasce in Africa di Varga, succede la funzione del luogo, viene alla luce con risposte agli orizzonti, non è ovviamente la nostra frase, ma è un modo più poetico per dire che tra il fondo dell'orto e la strada abbiamo un dislivello di circa 13 metri lineari e che è proprio lo studio della morfologia del terreno che ci suggerisce di articolare l'edificio su tre terrazzamenti spazzati di mezzo piano, quindi radagiati sul rilievo naturale. Questo ovviamente anche per risparmiare sulle operazioni di scala. Allora, una breve descrizione dell'edificio. Il corpo delle aule sarà un cipone che vedete in basso, orientato a sud-est, ed è fronteggiato dai corpi degli uffici, che aula speciale degli abitori, mentre la palestra chiude la geometria disegnando un'area centrale che accoglie la biblioteca e la mensa. Ora, questo spazio, questo grande spazio centrale, quasi una piazza interna, è il cuore di tutta la composizione. In questo edificio non esistono corridoi, quindi anche nelle aree di distribuzione tentiamo di far prevalere il valore della sosta sul valore della percorrenza. Questo per favorire l'aggregazione e la socializzazione tra gli studenti. Aule, uffici, abitori e palestra hanno strutture di cemento armato, muratura di mattoni facciatista anche nelle parti interne e copertura piana. Invece, come vedete nel disegno in basso, pilastri trastremati sorreggono la copertura del cemento armato che ha la doppia pendenza che copre lo spazio centrale ed è separata dai quattro sottospazi da una
Veniamo al cantiere. Ecco, quest'uomo che a vedere l'equilibrio instabile sulla barca è benedetto, il capo cantiere, al quale va il nostro pensiero affettuoso, anche se sono da 7 anni, continuiamo ogni tanto a vederci, ci ha offerto un sacco di pranzi, come vedete, insomma, si capisce. E niente, ci manca molto, e ancora lo ringraziamo perché è stata l'unica persona che si è sforzata di capire e di cogliere lo spirito del progetto che è secondario alle nostre richieste. Ora, in questa immagine, in questa foto ripresa dalla gru, vedete che si leggono benissimo le varie di circondazione, si legge l'impianto planimetrico che vi stavo spiegando prima. Fonti e principi costruttivi. Questa frase potrebbe sembrare sibillina, in realtà tutti noi sappiamo che di soluzioni, un sistema di riferimenti che ci sono propri e da cui attingiamo al momento giusto. Il nostro riferimento è stata chiaramente l'architettura strutturale, la grande architettura strutturale, quindi decidiamo fin da subito di usare il calcestruzzo faccia a vista perché sappiamo che ci consente una grande libertà di espressione e alla fine poi si rivelerà anche un materiale più economico. Quindi decidiamo di lasciare la struttura in vista come garanzia di invarianza della forma, perché sappiamo per esperienza anche nei piccoli cantieri, nelle opere più piccole e apparentemente insignificanti, i destini possono essere i più disparati, cioè la manomissione è sempre in agguato. Quindi decidiamo di bloccare la forma nella struttura per essere certi del risultato finale. Questa è un'immagine che mi è personalmente molto cara, è il getto di pilastri che sorregge la copertura del palazzo centrale, nella nostra mente, per esempio le immagini bianco e nero che vedete al lato, che non hanno bisogno di presentazione, sono alcuni dei cantieri più importanti di Pierluigi Nervi, sopra l'immagine più piccola e sotto il viadotto di Corso Francia, le altre immagini sono immagini di cantieri milanesi. Fonti e principi costruttivi, di nuovo, ho utilizzato il calcestruzzo grezzo, risultato una fedeltà totale allo stampo, il calcestruzzo materiale che non inganna, il calcestruzzo dice io sono un calcestruzzo, facile capire chi è che sta parlando, ecco il nostro stampo. Queste sono le casseforme in acciaio, come vedete nella foto del disarmo del pilastro che si legge la copertura, le casseforme in acciaio costruite ad hoc per ogni pilastro. Cioè ogni pilastro ha avuto la sua cassaforma perché per via della doppia pendenza del solettone di copertura ogni pilastro è diverso dall'altro. Il sistema costruttivo rimane ovviamente quello della colonna classica, così che davvero anche sovrapposti, insomma, a testimonianza del nostro approccio classico e umanistico, diciamo, all'architettura. Diciamo che ci appropriamo degli elementi classici della migliore tradizione cerchiamo di rielaborarli nel tentativo di dare vita a un organismo architettonico originale. La luce è grande protagonista, anche l'architettura più massiva sotto la luce ha questa leggerezza, dall'immagine centrale, dall'immagine più grande di questa diapositiva, insomma mi sembra che si veda. Decidiamo non solo di dare lo spazio centrale con delle grandi entrate compresa la zona d'ingresso, ma di aprire anche delle asole, la soletta di copertura, per illuminare anche le luci zenitali lo spazio centrale. Lo spazio di invaso, che ha un livello più basso che vedete in questa diapositiva, è la zona della biblioteca, appunto il cuore della composizione di cui parlavo all'inizio. Oh, in quest'altra foto invece questo scatto è preso dall'ingresso, si vede chiaramente che gli spazi interni sono percepibili in un unico sguardo, cioè le rampe che rendono accessibile l'edificio da ogni sua parte non sono una soluzione a margine, prima è stato nominato l'architetto vescovo, le rampe diventano proprio un motivo formale, cioè il problema dell'accessibilità non è risolto con soluzioni elettrizzanti, ma con soluzioni che caratterizzano l'edificio, perché preferiamo parlare di terza ampiata e non di semplice superamento delle barriere architettoniche. L'approccio sostenibile,
una cultura sostenibile è una cultura che fa prevalere gli aspetti etici, prima si è parlato di aspetti etici, sulle questioni commerciali e tecnicistiche. Questa è una frase di Renzo Piano che abbiamo fatto nostra. Nel nostro caso l'approccio sostenibile si estrinseca da una serie di scelte di comfort appunto psicofisico, quali l'orientamento della vista, primi fatti fra tutti, il tetto giardino, che fa sì che il territorio è costruito non conflitta, ma che regola il clima, il sistema di riscaldamento a pannelli radianti, abbiamo steso circa 2000 metri quadri di pannelli radianti, come vedete nell'immagine di sinistra, abbiamo realizzato adeguate aperture per sfruttare la ventilazione naturale del ricambio d'aria, abbiamo pensato anche alle vasche di alcuni dell'utilizzo degli altri meteoriti e altri accorgimenti che probabilmente in questo momento non mi sottengono. Questa qua sotto è una foto del, prima dell'oggetto della soletta di copertura che farà poi da vassoio al tetto verde. E nella foto più piccola in basso a destra invece c'è appunto un dettaglio degli strati di preparazione che poi dovranno ancora la pianta il tetto verde appunto del seto con queste piante grassulacee che sono piante ad hoc per realizzare l'attività che hanno bisogno di bassa manutenzione. Questa è una foto dell'esterno al cantiere finito e possiamo dichiarare con una certa soddisfazione la perfetta aderenza al progetto. Fatti salvi alcuni aspetti che vedremo poi dopo. E in realtà si è parlato poco dei cinque temi che dovevano essere, dovevano strutturare il discorso di questa serata. Noi siamo stati dirigenti, abbiamo portato, preferiremmo rispondere ai punti 1 e 3 perché pensiamo che le risposte a questi due punti contengano automaticamente le risposte agli altri. E l'architetto fantasia è una domanda complessa. Noi preferiremo spostare i termini del discorso dalla fantasia alla creatività, perché la fantasia è solo una componente della creatività e per la quale invece ci vuole appunto un grosso lavoro analitico e non vedo Franciosini prima di verificare appunto la disciplina che ci vuole nell'area della nostra professione. Quindi creatività, un termine molto abusato per chi ha studiato come me negli anni, tra gli anni 80 e 90, un termine però relativamente nuovo, però esisteva fino al 1940, perché prima si parlava di genere. E, esiste un libro pubblicato nel 2010 da Maria Testa, una delle menti creative più interessanti degli ultimi anni, che si occupa appunto di creatività e che si intitola La Trama Lucente. Io me ne servo per esprimere come la pensiamo. La tesi che io voglio sostenere è che la creatività è un termine che va laicizzato per restituirgli un po' di rigore e coglierne la dimensione etica e progettuale, perché un gesto creativo genera qualcosa di nuovo e utile, cioè la creatività, la C maiuscola, è data dal prodotto di NRU. Tra l'altro la tesi ha anche un blog interessante che si chiama e utile in cui si possono raccogliere molti spunti sulla creatività. Allora, questo qualcosa di nuovo e utile è una combinazione di elementi però già esistenti che sono distanti fra loro, che bisogna mettere in connessione. Però per scovarli bisogna conoscerli, cioè bisogna essere competenti. Ecco, io trovo che il nocciolo del problema sia proprio questo, cioè che oggi si faccia la nostra fatica a tutti i livelli di conoscere la competenza dell'architetto, cioè ciò che appare come intuizione è in realtà frutto di una grande quantità di pensiero analitico precedente a cui va dato valore, ma per dargli valore occorre un contesto sociale propenso a riconoscere questo valore. Quindi il libro della testa si conclude con una proposta per tutti noi, cioè costruire reti, comunità, occasioni di incontro. La trama lucente, ho dimenticato di dirlo, è proprio la creatività, è una trama fatta di trame, legate tra conoscenze, tra teorie scoperte, tra individui, fili di pensiero che si incontrano in spazi
che ciascuno di noi tende e annovera facciamo le altre linee di pensiero. Qui il discorso di Anna Maria a destra si incrocia, come il caso pubblico, si intreccia con quello che era risultato. Prima però volevo farvi vedere un'immagine che si riferisce appunto a questo, questo intreccio con altre discipline, noi nella ricerca del processo creativo non convenzionale, integrato con altre forme di espressione, a un certo punto abbiamo deciso di investire due setti centrali, due setti in farce struzzo, lo spazio centrale, con il contesto di mosaico. Avremmo voluto essere noi a fare il disegno, invece poi il disegno è stato realizzato dal signore che vedete in questa foto, Flavio Fazio, in collaborazione con i ragazzi dell'Istituto d'Arte Rossi. Quest'uomo oggi purtroppo non c'è più, l'abbiamo saputo solo qualche giorno fa, questo è uno scatto di 2 anni fa, e non ha mai avuto il piacere di vedere il suo lavoro terminato, perché a tutt'oggi i mosaici non sono stati terminati. L'altro punto, il terzo punto, il rapporto con la comunità, storia d'amore e di conflitto. Io mi sento sempre delle frasi di persone più autorevoli. Renzo Piano usa ripetere, ed è scritto a chiare lettere nel suo libro La responsabilità dell'architetto, che l'architettura è arte di frontiera perché è contaminata dalle altre discipline. Cioè, l'architettura si nutre della storia, della letteratura, del cinema, della musica, però può essere anche un'arte socialmente pericolosa, perché una brutta musica puoi non sentirla, un brutto libro puoi non leggerlo, un brutto film puoi non vederlo, un brutto edificio, specialmente se ce l'hai sotto casa, non puoi non subirlo. Quindi l'architettura, a sentire Renzo Piano, è vuota, senza spinta etica, senza ansia del sociale. Se parliamo di ansia del sociale, parliamo automaticamente di committenza pubblica, e qui veniamo a un discorso che ci riguarda più da vicino, cioè gli enti pubblici, quelli che dovrebbero essere preposti allo sviluppo del territorio. Ora, per esperienza personale, è vero che noi siamo un piccolo studio, però rappresentiamo una realtà molto, molto diffusa. Per esperienza personale e anche di molti dei colleghi con cui parliamo, noi tecnici impegnati nella nostra eterna questua, molto spesso ci scontriamo con una realtà assurda, cioè siamo noi a proporre interventi agli enti pubblici che molto spesso non sanno neanche quali sono le loro vere esigenze. Parlo ovviamente delle piccole realtà territoriali intorno a Roma, perché Roma per noi è limitata. Quindi non c'è programmazione, non c'è progettualità, la programmazione delle opere pubbliche molto spesso viene fatta all'ultimo momento e anche a casaccio. Quindi per rispondere all'altro quesito mi sento di dire che la riuscita dell'opera dipende molto anche dalla committenza. Nel nostro caso la resilienza e la committenza, almeno da un certo punto in poi, ha fatto sì che molte opere non proprio definite non venissero mai realizzate. Cioè il tetto verde che vi ho fatto vedere prima non si è mai inerbito. Il Brisolei, infatti sono invidiosissima dei Brisolei che abbiamo della città del sole che abbiamo visto prima, magari avessimo potuto avere noi, eravamo più poveri, però non è quello il motivo per cui non sono stati realizzati. Quindi né tetto verde, né Brisolei a schermare le aree pure orientate sud-est, né sistemazione delle scarpatine che servivano comunque a mantenere la giusta temperatura ambiente delle aule, né viale alberato d'ingresso che doveva costituire la naturale prosecuzione del porticato d'ingresso. Insomma, tutte queste abili mosse hanno fatto sì che i ragazzi, gli alunni, nel periodo caldo, che da noi è anche più lungo, si debbano spostare dalla zona sud-est alla zona nord-ovest per non soffrire il caldo. Ora, questa è una sconfitta, a mio avviso, sì, dei progettisti, ma molto di più della collettività. Cioè, non c'è stato nessuno
appunto il progetto, perché la direzione lavori almeno sulla carta non ci stava data, anche se poi nella sostanza l'abbiamo fatta noi. Né ci aiuta la normativa. Ora, questo ennesimo decreto sulla carta prevede procedure eccezionali per l'affidamento dei lavori pubblici, mentre nulla è previsto per i servizi di architettura e di ingegneria che dovrebbero essere prodromici alla realizzazione di un'opera pubblica. E quindi, se neanche la nuova normativa ci viene in aiuto, cosa fare per non sentirci soli e matti, come il famoso taglio del disegno di Guardi di Casa, di Cervantes? Io stasera un po' meno sola, mi sono sentita e sono contenta di questo, perché ho percepito chiaramente la passione e l'amore ancora del nostro mestiere da parte almeno di tre dei miei colleghi. Però la realtà è dura e forse non si può più neanche parlare soltanto di crisi, è proprio uno stato di fatto, cioè ormai la realtà è questa. Quindi cosa fare? Forse vale la pena di accogliere l'invito della testa, di continuare, no? A costruire reti e comunità e occasioni di incontro e spingere verso la contaminazione più grande del siano per rendere accessibili i contenuti del nostro mestiere. Questa non è una banalità, perché voglio dire che tra noi tecnici è scontato, ma molto spesso noi siamo percepiti da chi non fa il nostro lavoro al massimo come persone con un capriccioso senso estetico, e questo è veramente deprimente. Quindi sta a noi alimentare un contesto sociale che riconosca il valore del nostro mestiere, che se fatto in maniera seria è un mestiere di servizio che produce benessere individuale. Io vi ringrazio per l'attenzione. E che lo fanno, diciamo, in sequenza, in confronto.
e lo fanno in accordo. Cioè, è normale sentire una firma, guardare e collocare come simbolica, eccetera, dei critici, ma trovare delle persone che si espongono al fatto che raccontano i loro progetti e poi dopo ci sarà un altro che racconterà un progetto diverso, con un linguaggio diverso, in un contesto diverso. A me è sembrato enormemente ricco questo tipo di colloquio, proprio strutturale in questo modo. E la prima sensazione che ne ho ricevuto, ve lo dico sinceramente, perché non è facile essere ottimisti nei contesti che stiamo vivendo, non è veramente facile, invece abbiamo ricevuto una sensazione veramente positiva, veramente ottimistica, nel senso che le architetture che sono state presentate, ma soprattutto l'anima che le ha fatte vivere, il modo con cui sono state proposte, c'è, perlomeno, per una parentesi, per un momento, ci sgombra un po' la mente, dalle visioni che sono quelle abbastanza inquietanti di una società e di una città che è terribilmente frammentata e terribilmente devastata. Ecco il pensiero che ci sono, come dire, questa maniera di lavorare, questa maniera di intendere il lavoro e la professione, l'amore per questo tipo di mestiere. Questa cosa è di grandissima, secondo me, a me mi ha fatto bene, mi ha fatto piacere, che un pochino mi ha alleviato questa. Alle volte ci si finisce un po' nel pessimismo e ci si culla, invece è bene cogliere tutti gli stimoli che ti richiamano, che ti mettono su una strada più concreta e più positiva. Dovendo dire pochissime cose, mi vengono in mente alcune parole proprio che hanno scandito questa esposizione. La prima, non so se avete notato quanto è banale, ma quanto è importante. Praticamente tutti i progetti sono stati raccontati attraverso le foto di cantiere. E il cantiere era, come dire, si sentiva la passione e la relazione con questo momento particolarissimo del progetto di architettura, che è la sua concreta realizzazione. Quando l'architettura cambia le cose, quando l'architettura modifica la forma del mondo, c'è la foto di cantiere e la preoccupazione del cantiere, che secondo me è una chiave che racchiude in sé un enorme numero di riferimenti. Il cantiere è la preoccupazione di dover cambiare le carte in tavola, di dover mettere in discussione quello che al tavolino si è deciso. Ma il cantiere è anche il momento in cui il tuo progetto deve essere in qualche misura trasmesso e condiviso da quelli che poi lo devono portare avanti. Il cantiere è il momento in cui l'idea, il pensiero si fanno, acquistano una valenza sociale. Il muratore, il manovale, l'artigiano, il carpentiere che poi interpretano quella cosa sono le braccia della società, sono il primo momento in cui la cosa si fa vera. Io credo che questa passione del cantiere sia una chiave fondamentale, perché dobbiamo, e qualcuno l'ha detto in maniera splendida, che alla fine l'architettura è manipolare la materia. Manipolare la materia è una cosa che pesa. La materia è una cosa che per farla star su, come avete visto in alcune di queste situazioni, richiede intelligenza, sforzo e richiede collaborazione. Richiede che non si è soli a fare le cose, non si può essere soli. C'è una rete di relazioni fittissima, quindi in realtà la materia che poi chiama immediatamente il contesto, l'architettura sta dentro un contesto, non può prescindere da un contesto, è sempre stata così, ha sempre vissuto di questa relazione, e se questo sappiamo benissimo, e nella storia le architetture si distinguono, ora è cambiato tutto perché la globalizzazione ci sta mettendo un po' in difficoltà, ma le architetture si riconoscevano perché dove c'era la pietra di quel colore si faceva la cosa, dove c'era il legno si usava il legno, dove c'era la terra si usava la terra, si faceva il laterizio, quindi
in realtà c'è un rapporto fortissimo che ha caratterizzato chiaramente la storia e costruire e la storia del fare gli architetti. Quindi dentro questa banale cosa che può essere il cantiere, c'è in realtà lo spessore e una dimensione profondissima del mestiere quando è fatto bene e quando è interpretato bene. Naturalmente insieme al cantiere mi viene in mente subito un altro elemento che ha caratterizzato tutta questa carrellata, di una potenza, di una suggestione fantastica, alcuni progetti sono proprio piaciuti tantissimo, ed è il rapporto con la storia, che è una delle tematiche portanti, chiaramente a Terdini, che non ci ho fatto però, io vengo da Firenze, l'ispirazione di Amato, la seconda addirittura più estrema, come estrema è la Venezia, per capirsi. Ma questo della storia è un problema che noi abbiamo costantemente, perché la nostra architettura, nel modificare il mondo, non può prescindere dalla memoria che abbiamo. La storia è la nostra identità. Ovunque noi facciamo qualcosa, noi abbiamo un rapporto con la storia. Poi c'è il problema del momento, c'è il problema del contesto ricchissimo, dove la soluzione può essere declinata secondo vari linguaggi, varie impostazioni, ma l'architettura si può in un contesto e modificandolo determina un rapporto con la memoria, per forza. Quindi questo filo è importantissimo, la memoria è di nuovo qualcosa che ha a che fare con il sociale. Perché la terza parola che è la terza chiave di lettura, forse la più potente di tutte, che è emersa stasera, è l'architettura come dimensione sociale. L'abbiamo vista l'architettura, nella sua declinazione nello spazio pubblico, ma l'abbiamo vista l'architettura quando viene attraversata la porosità, è stata finita, quando ci sono queste scelte formidabili di farla attraversare, di farla vivere, perché la socialità è forse la dimensione essenziale. La socialità è una cosa, è combinato con il mio tempo, mi veniva in mente, e non posso credere che non possiamo prescindere dalle parole di una bella intervista che proprio hai fatto che mi diceva sempre Piangeria Bassettis, quando ricorda il fatto che le città sono ascoltano un cuore, un tesoro e che è l'umanità di chi li ha resi in quel modo, come se ci fosse invisibile dietro alle architetture, nel senso alla fisicità dell'architettura. C'è il pensiero, l'intelligenza, la relazione che i popoli hanno sviluppato nel creare quelle cose. L'architettura è questo, l'architettura non può non essere sempre questo. L'architettura è sociale perché è architettura. Ora, scusate se vi racconto una cosa un po' strana, ma non ho potuto da più. Viaggiando in questi paesi abbastanza poveri, preoccupati, e quindi lavorando in contesti molto, molto primitivi, ho visto molte architetture in terra, eccetera. E l'architettura in terra, notate, non è una stupidaggine, è una cosa che raggiunge livelli meravigliosi di composizione. Ma c'è una cosa che è un insegnamento permanente che mi ha proprio sorteso quando l'ho capito, è che l'architettura in terra non vive senza le persone. Quando voi girate la schiena, l'architettura fatta in terra è una cosa che può durare nel tempo, nei secoli, però ha bisogno della costante manutenzione. Per la miseria del discorso, come noi abbandoniamo poi invece le nostre piazze. Cioè l'architettura in terra ci fa capire la fondamentale relazione tra l'oggetto e la vita. Dovreste un giorno andare a Gennaio e Mani e vedere cosa fanno a primavera sulla moschea delle vittime. Tutta la città di Gennè, come tutti i ragazzi della città di Gennè, sono lì che camminano su queste spruzzoni che sono specie di istici di questa moschea e che devono rifare l'intorno. Ed è un'intera società che si prende cura della propria architettura. Questa è la cosa, secondo me, che noi dovremmo, rubare al passato, rubare ai poveri, al mondo che in realtà ci continua a insegnare delle cose.
quello a cui volevo riferirmi prima sull'architettura della società non è niente nel tempo, no, noi passiamo dall'architettura aulica eccetera eccetera e a un certo punto arriviamo ai villaggi, alle piccole situazioni della prima stanza di data, parlando di qualche millennio prima di Cristo. Io ho visto quest'estate una cosa che ancora mi sconvolge, e cioè una scoperta archeologica, stiamo parlando del decimo millennio prima di Cristo, 9500, Anatolia, vicinissima all'Eufrate, in un sito che gli archeologi chiamano con quel loro linguaggio, che si chiama Gobekli Tepe. Non c'è stanza di età. Gli uomini sono ancora nomadi, cioè vanno a cercare i cereali selvatici e seguono gli animali e si spostano periodicamente. Non c'è stanza di età, tende a dire non c'è architettura. L'architettura nasce quando poi si decide che siamo qui, sono una bella cosa. E ovviamente il ricovero temporaneo, leggero. Benissimo, succede che in questo posto si trovano periodicamente perché i cereali, si sviluppano tutto in un certo periodo e vari gruppi nomini di gente errante si trovano in queste e si trovano persone con sommerismo e si trovano un anno, si trovano l'anno dopo, si trovano l'anno dopo ancora e non so quanto ci hanno messo. A Gobekli Tepe c'è il primo insediamento monumentale dell'umanità, 9500 a.C. Questi nomini che cosa hanno fatto? Hanno costruito, hanno tirato su delle sedie di pietra a forma stilizzata di esseri umani, poi ci hanno messo delle mani, hanno fatto, le hanno scolpite anche perché si capisce che sono tutte persone, e le hanno messe a circolo, hanno fatto un circolo, un altro circolo, sto parlando di stelle che pesano 10, 12, 15 tonnellate, cioè una cosa che con gli strumenti dell'uomo di 10.000 anni fa, 12.000 anni fa, sono quasi inimmaginabili, ma non ci frega niente come abbiamo fatto. E che il primo pensiero di questi personaggi che si sono trovati in questo posto è stato di rappresentare se stessi e di rappresentare la loro socialità, perché queste persone in circolo, dite quello che volete, poi ci sono quelli che pensano che è un'assemblea. Cioè, il primo gesto che per il momento che conosciamo è un elemento, diciamo, che ha sfidato i secoli e i millenni, il loro stare insieme. Ecco, questo è uno degli elementi, secondo me, di c'è un chiaro alle basi del nostro lavoro, del nostro mestiere. Un'ultima osservazione su questo difficilissimo, allucinante, pazzesco tema dell'opera, intesa come opera d'arte, intesa come opera che in realtà, cioè l'architettura ha questo privilegio, e le parole che ho detto prima si connettono a questo. Cioè, chi da una parte deve risolvere delle cose, deve essere utilizzato, deve essere fluido e deve essere sensato in questo, perché sennò non è una stupidaggine. E questo trascina con sé tutto il discorso importantissimo dell'ambiente, del contesto, del fare, della storia, della tecnica. Ma contemporaneamente l'architettura c'è anche un contenuto spiazzante, assurdo, inutile, che deve esporre, deve emozionare quando è veramente una cosa. E allora mi viene da ripensare e da recuperare due parole che in realtà ho sentito di dire recentemente tantissimo dagli economisti: bisogni ed esigenze. È come se l'architettura anche lei dovesse fare i conti con queste due dimensioni. Da una parte deve essere in grado di star dietro e di risolvere una certa serie di bisogni, da quell'altra parte deve alludere a qualcos'altro. E anche i nostri antenati del Neolitico, quando fanno queste stelle ci fanno le bassorilieri, stanno pensando non al mondo, ma stanno pensando a qualcos'altro. Che cos'è questo qualcos'altro? Come si fa a capire come muoversi per inventare qualcosa che ci dia, come dire, che sia bello, che sia attento a questa dimensione? Secondo me è difficilissimo. E mentre però una cosa proprio sulla prima dimensione, che è quella della necessità, direi che abbiamo una chiave di lettura usata, eccetera. Possiamo associarla al termine spazio, a come viene modellato lo spazio. Il problema delle esigenze, siccome si riferisce a qualcosa di interno, a delle aspirazioni, a delle immagini, a delle sensazioni, a dei suoni, a dei pensieri, che parola?
possiamo usare per scambiare, per capire come funziona questa cosa qua. E anche qui trovo un amico che sta studiando queste cose da tempo, un termine che comincia a farci capire forse in che cosa consiste questa dimensione. E questo termine è movimento. Cioè, qualcosa che sposta, modifica il nostro stare al mondo e a cambiare continuamente relazioni con le cose, con le persone. E quindi noi dobbiamo sempre in movimento. Noi ci dobbiamo muovere tra il sonno e la realtà, ci dobbiamo muovere tra una relazione e un'altra relazione. C'è qualcosa che costantemente è in moto. E il movimento, in questo senso, come qualcosa di interno, di inafferrabile, di assurdo, di impalpabile, l'architettura è spazio ma è anche tempo. È tempo perché l'abbiamo visto stasera, è relazione costante, spiazzante, con qualcosa che ha memoria. Cioè il tempo sta anche nel fatto che dentro qualcosa che sto facendo io recupero senza rendermene conto un rapporto con qualcosa di antichissimo, di primitivo. E certo, qui ci vuole talento, ci vuole. Ma ci vuole anche di non, come dire, di non trascurare, di non pensare che questa dimensione non sia essenziale. Ti dico subito questa chiave del movimento come mi è sembrata concreta quando ho pensato all'architettura. E ho pensato agli architetti. E ho pensato a quanto questa idea di movimento caratterizzi, per esempio, gli architetti chiamiamoli più. Anche quelli che apparentemente non ce n'hanno una definizione. Sto pensando a questa. Non sai se questa cosa è di oggi o è qualcosa che è rimasta lì da 10.000 anni. Ce l'ha l'altro con le sue sonorità, ce l'ha un inglese quando mi inventa tutte quelle cose spezzate. Il movimento è questo spezzamento, spesamento, questa dimensione di velocità nel modo di relazionarmi a qualcosa che non so afferrare. Forse la musica è vicina a questa cosa qui. Ma pensate che, per esempio, il movimento non è che non c'è peccato come in quanto tale, perché tutte le volte che si cerca una cosa da scuola a ferrare non la si finisce mai, ma si deve prendere sempre di rinverso. Mi viene in mente, per esempio, un grande architetto che il movimento ce l'ha, che è un Frank Gehry, ma non ce l'ha così quanto sembra. Cioè io penso che mi viene in mente, per esempio, in pittura, c'è più movimento in una donna che sogna Picasso e non in tanti futuristi, che invece il movimento lo vogliono nel secolo. Cioè, è così, non sempre il movimento è questa rappresentazione delle cose che cascano una sull'altra. A volte il movimento è una cosa, è un segno. Il movimento può essere qualcosa di molto semplice, di molto arcaico, di molto originale. E voglio qui ricordare dei punti, siccome quelli che ho visto e che hanno molto di questo, soprattutto nella capacità di farci fare dei balzi nel tempo, di portarci, questo è il movimento. Voglio ricordare invece del libro di cui stiamo parlando oggi, degli altri progetti che non sono stati nominati, che mi sembrava giusto richiamare. A parte del collega e amico Beniamino che ha fatto un bellissimo asilo, ma veramente bellissimo. E anche lì quella cosa con quelle quattro cose elementari, piccolissime, colori eccetera, hanno un movimento. Ma volevo ricordare poi il progetto di Fagioli Rossi, Palazzetto Bianco, che ha una cosa stranissima, perché una specie di perizoma, un triangolino che sta lì per terra, e c'ha questa necessità di poter inventare un'architettura, e dice un segno stranissimo, perché tra l'altro è logico, perché è una cosa che va allargando, si passa al piede, poi si allarga, c'è una curva. Ecco, io non posso anche pensare alla parola movimento se penso alla bellezza o anche allo straordinario viaggio per fare una cosa di quel genere, perché in realtà è una cosa alla fine abbastanza semplice, eppure è modernissima, ma in realtà è un gesto di un'essenzialità. Io credo che in realtà noi dobbiamo ritrovare dentro l'architettura questa capacità di percorrere delle scale con la curiosità
era solo in Italia e che da lì è nato tutto. E che aveva addirittura la data della tua, era in architettura, non mi ricordo. Ma l'uomo ci ha avvicinato questa testimonianza di sé. L'architettura è una mano sul muro della caverna. Grazie. Grazie.